in collaborazione con l'Agenzia Polacca per gli investimenti e il commercio. Polonia, aperti al business. Un paese dalle enormi opportunità di sviluppo è il modo in cui gli analisti internazionali identificano la Polonia. Alcuni di loro hanno visto il paese passare da un'economia emergente ad una sviluppata. Parliamone col ministro per l'imprenditoria e la tecnologia in Spotlight. Ma prima il nostro viaggio attraverso la Polonia ci porta a nord sino al porto di Danzica. Era lì nei cantieri navali che gli operai in sciopero contribuirono a far cadere il regime comunista. Oggi un imprenditore francese venuto qui 35 anni fa dopo averne intuito il potenziale sta costruendo catamarani di lusso. Nicolas Lapp è cofondatore responsabile della costruzione. Quando suo padre è venuto qui per la prima volta, che potenziale ha notato? Il cantiere navale di Danzica è un luogo storico. Qui si trovano un sacco di persone qualificate per costruire una barca sotto tutti i profili. Sei in acciaio inossidabile, per la lavorazione del legno, per le barche a vela, per l'ingegneria e il motore. Penso che sia un ottimo posto per costruire qualunque tipo di barca. Quando è arrivato qui dalla Francia, questo non era ancora il posto che è oggi. La gente deve aver pensato che fosse pazzo, giusto? Siamo francesi, naturalmente quando mio padre arrivò in Polonia per la prima volta, tutta la gente diceva, cosa ci fai qui? Ma alla fine penso abbia fatto una buona scelta, perché credeva che la Polonia si sarebbe voluta e penso abbia visto giusto. In a good way. Sanri Fioz è solo uno dei tanti esempi di investimento internazionale riferibili all'esperienza polacca. Tornando a Varsavia, il Ministero per l'Imprenditoria e la Tecnologia lavora per migliorare questo stato di cose. Il lavoro del neo ministro è quello di sfruttare il know-how straniero unitamente a quello nazionale. Dai suoi studi all'estero e dal suo vivere qui attraverso gli ultimi due decenni devi aver visto molti cambiamenti, tante innovazioni in questo paese. La gente ha iniziato a pensare in modo innovativo, è molto ottimista e sono entusiasta di far parte di questo processo. La Polonia è cambiata enormemente non solo per come sono le città, ma anche per il modo di produrre e offrire ai clienti locali e all'estero. Inizialmente una delle cose più importanti era incoraggiare gli investitori stranieri a venire in Polonia e organizzare il nuovo mercato del lavoro. Oggi, con il più basso tasso di disoccupazione in Europa, questo non è più un problema, quindi la vera sfida per noi è passare dall'economia imitativa a quella più innovativa. In quali settori intravede questa innovazione? Siamo famosi per l'information technology e la biotecnologia. I settori di ricerca e sviluppo e in generale le aziende polacche stanno prendendo terreno, così come le agenzie creative digitali. Inoltre la tecnologia informatica sta andando molto molto bene qui in Polonia. Parlando di aziende intelligenti, Nuadu sta modernizzando il modo in cui i bambini imparano in tutto il mondo. I componenti hanno iniziato in questa casa ed ora lavorano con scuole in Europa, Asia e Sudafrica. I bambini di questi tempi sono bombardati dai media digitali. Come si fa a rendere la scuola più coinvolgente? Penso sia lo scopo che vi siete preposti. I bambini di questi tempi sono attratti dai mi piace sulle loro foto di Facebook e Instagram. E l'unico posto in cui manca questo input tecnologico è l'esperienza di classe. Pertanto l'utilizzo di Nuadu consente all'insegnante di fornire un feedback positivo e immediato a ogni singolo studente nella propria classe. Feedback to every single learner in their class. Uno studente ha un problema con la divisione? L'utilizzo della giusta tecnologia consente all'insegnante di affrontare immediatamente il problema. Come si sta sfruttando la tecnologia, l'intelligenza artificiale per migliorare l'istruzione? Utilizziamo algoritmi molto avanzati per essere in grado di regolare il percorso che ogni studente sta compiendo attraverso i progressi nell'apprendimento. Through their learner progression. Ecco un'altra startup polacca, è la storia di una donna di successo cresciuta sino a 1000 dipendenti.
Irena Eris ha creato la sua azienda di cosmetici che include ora una rete di spa e alberghi. L'azienda è membro del Comité Colbert, esclusivo club transalpino di prodotti di lusso. Abbiamo iniziato con tre persone, io, mio marito e un dipendente. Quando ricordo, quando ci penso, quanto accaduto ritengo sia una specie di miracolo. Lei è in competizione con L'Oréal nel mondo, come ci si sente? Soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti e siamo più elastici delle grandi compagnie e aziende cosmetiche mondiali. E quanto è entusiasta per il futuro? In futuro vogliamo raddoppiare la nostra produzione, vogliamo espanderci nel mondo e avere successo lì. È il mio sogno e credo che ce la faremo. Spotlight finisce qui. Dalla Polonia vi diciamo grazie per averci seguito. In collaborazione con l'Agenzia Polacca per gli investimenti e il commercio. Polonia, aperti al business.